Il 2019 rappresenta sicuramente un anno molto interessante per i mercati emergenti. Dopo un paio d'anni in cui c'è stata una certa sofferenza, finalmente gli investitori sono tornati su questa asset class. I motivi sono legati a una serie di fattori, tra cui la generica ripresa della crescita, anche ovviamente sui mercati emergenti, il dollaro che ha rallentato la sua forza e soprattutto l'accordo in vista tra Stati Uniti e Cina per la guerra commerciale, cosa che ovviamente nel 2018 aveva evidentemente spinto invece l'investitore ad allontanarsi, soprattutto dalle asset class più rischiose, tra cui i mercati emergenti. Sicuramente la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ovviamente ha ristretto l'interesse degli investitori verso le asset class più rischiose e in primo luogo ovviamente i mercati emergenti. La preoccupazione maggiore è che la Cina possa rallentare a causa ovviamente di un sistema tariffario molto più difficile e con questo ovviamente tutta l'intera filiera di diciamo, fornitori cinesi, soprattutto appunto i mercati più piccoli e quelli emergenti, potrebbero nel 2019 e nel 2020 ulteriormente rallentare. Nel 2019, come dicevo, sembra esserci una rinascita dei mercati emergenti e degli interessi degli investitori verso questi mercati. Troviamo al primo posto sicuramente la Cina, l'India, il Brasile. Alcuni mercati asiatici, tra cui la Corea e i mercati dell'Europa dell'Est. Ecco, crediamo che in generale, gli investitori torneranno sui mercati emergenti, ma bisogna essere sempre molto cauti e quindi essere molto selettivi, sicuramente più selettivi quest'anno rispetto agli ultimi 5 anni.